Ragazzi, allora è arrivato Paolo. Ciao Paolo. Piacere. Questo Ciao. è un super boss, non è solo un capofamiglia, ma è un grande. Allora, siccome lui è molto più bravo di me a parlare e a spiegare, oggi questa serie di video, ne faremo magari due o tre, non uno lungo, lunghissimo, andremo a vedere le funzionalità di questo impianto biomassa, ma la domanda in questa nuova rubrica è, e te la chiedo, la biomassa fa o fa schifo? No, no, non fa né c***o. La biomassa forse è la migliore soluzione per poter riscaldare la propria abitazione. Prima di tutto perché comunque c'è un ciclo chiuso, perché comunque come pensava le persone dovrebbero sapere, il legno ha la sua, diciamo, la pianta cresce, assorbe CO2 e poi viene rimessa di nuovo in atmosfera quello che ha assorbito durante la sua vita. E quindi per questo si chiama ciclo chiuso. E poi perché comunque è l'unico modo per poter riscaldare delle case che hanno una grossa metratura ad alta temperatura, secondo il mio punto di vista. La miglior connubio tra il risparmio e l'avere comunque le prestazioni ottimali per avere l'acqua calda superiore ai 70 gradi, come ben si sa, per l'alta temperatura. Corretto, quello che Paolo dice è perfettamente corretto. Qui si era utilizzato il protocollo Biomass Evolution, anche sigillo sicuro, ma alla fine su questa abitazione la biomassa era l'unica soluzione per riscaldarla. 2 anni di lavoro, 2 stagioni invernali. Come ti sei L'ultimo, trovato? benissimo, l'ultimo inverno abbiamo consumato circa 2 bancali di pellet, qualcosa in più, ma anche perché abbiamo una stufa nel salone, quindi la caldaia manteneva la temperatura costante sui 20 gradi nell'abitazione, 20-21 gradi. Potevo anche chiedere di più, ma alla fine non ce n'era bisogno. Quindi tanta roba. La caldaia, vabbè, come ben si sa, è una caldaia autopulente e si ricarica in automatico. Nella caldaia c'è un serbatoio da 85 kg che nel momento in cui scende sotto il 90% anzi sotto l'85% diciamo, della capienza del serbatoio interno, in automatico in 2 orari differenti si carica tra le 9 o le 17 del pomeriggio, quando è ovviamente sulla funzione inverno. E automaticamente dalla tramoggia che è qui in parte, lei richiama il pellet per ricaricare di nuovo il serbatoio, in modo da avere l'autonomia necessaria fino all'indomani mattina. E c'è una funzione praticamente per fare in modo che il pellet si possa ricaricare in manuale, per ovviare, giusto per far vedere come funziona, perché di solito uno non è che si trova qui nel momento in cui si ricarica alle 8. Quindi praticamente vai in Riempimento manuale. manuale, fai acceso, io basta che premo questo e automaticamente si riempie. Grazie Paolo. Mancavano 6% perché evidentemente qualche 10 giorni fa non ha fatto tanto caldo perché ha piovuto e quindi l'impianto solare non ha riscaldato. Ma adesso l'impianto solare comunque stiamo sui 72 gradi, ma lo possiamo vedere anche da qua, Sì. sul Quella tetto 75. è la mandata, ti ricordo, del solare, mandata rossa, ritorno azzurro e sta lavorando. Sì, il circolatore è 75, verde. 75. Ok. Ma di qua mi dà anche il funzionamento, cioè abbiamo 2464 ore di funzionamento di pompa Del del solare. solare termico. E qui si può collegare anche l'impianto, si potrebbe anche l'impianto solare, perché quello in realtà è come se fossero kilowatt. Con questo video ti ho fatto vedere un attimino le parole di Paolo, come si è trovato con i consumi e anche con l'utilizzo del protocollo Biomass Evolution. Mi raccomando, una delle avvertenze che ti do sempre è non far, magari non seguire i lavori da me o da altri miei partner, però se stai facendo lavori di questo tipo, pretendi 3 cose. Intanto prodotti a biomassa di fascia alta, installatore specializzato e un protocollo di base, altrimenti tutto questo sarebbe stato difficile. Nel prossimo video insieme a Paolo andiamo a vedere l'interno, della Frolling che è stata installata qui a casa sua e vediamo da lui, quali sono alcune funzionalità. C'è un pelucco che devi sapere. Bene, mi raccomando, clicca nella campanella, attiva le funzioni di notifica così ricevi i prossimi video e capiamo sempre di più se la biomassa ha
anzi, come trasformare una biomassa che fa schifo in una biomassa che funziona.